Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh, allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E se desideri contenuti esclusivi, passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Ragazzi, e benvenuti in questo 27esimo episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo perso un fracco di catture, ma ne abbiamo fatte comunque abbastanza da trovare un sostituto al povero Luxury Delta, ossia al nostro Felix, che è morto malissimo dopo 3 minuti di video. E il Pokémon che ho scelto, come vedete dal video ma anche dalla sidebar, è, signori miei, Candy, ossia il nostro Garjeist. Qua vi faccio vedere, vi faccio scorrere più che altro molto velocemente le mosse. E sto sbagliando tasti. Sono Shadow Sneak, Phantom Force, Space Split e Seed Bomb. Insomma, un buon Pokémon che non ho curato. Quindi adesso, mentre vado a curarmi, visto che mi sono allenato fino a 3 secondi fa, vi invito ragazzi a lasciare hashtag ragazzi, scrivetelo un po' come volete. Vi invito a lasciare un bel mi piace per sostenere sempre e comunque questa serie e un commento rispondendo come al solito alla domanda del giorno. Detto ciò, direi di fiondarci in questa grotta, che suppongo sia il posto dove dobbiamo andare, la Fieri Cave, la caverna dei fieri, insomma, cioè di quelli proprio fieri. E direi di avventurarci per questi meandri di questa caverna molto 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 bellissima. Ok, perfetto, allora, Scale, buongiorno. Allora, scendiamo di qua e vediamo un po' dove cavolo sbuchiamo. Ok, perfetto, allora, interessante. Molto interessante. Allora, l'intuito mi suggerisce di dover far spegnere quella cascata di lava con qualcosa che non so cosa possa essere. Un tricheco, non lo so. Però non posso andare neanche di qua. Ok, interessante. Tipo, allora, ok, iniziamo di merda. Io ve lo dico che iniziamo di merda. Allora, suppongo che allora ci sia qualche... Oh! Buongiorno, signore. Ok, desidera? Non grazie, non compro nulla. Rotom! Perfetto. Che bello, Rotom, raga. Muore subito. Ok, perfetto. Ex, che se non sbaglio è Sciagura, che mi sta già per aprire il culo. Mi piace sta cosa. Candy, mi raccomando, non mi tradire perché io... confido in te e nella tua potenza, quindi per piacere non fare stronzate. Allora, i repellenti ce li abbiamo, le pozioni dovrei avercele ancora. Ok, perfetto. Speriamo di non dover affrontare qualche boss storto, perché altrimenti io potrei impazzire. Tra l'altro, carinissimo. Ok, per... non, giuro, non era la mia idea. Non era la mia idea. Ok, perfetto, però abbiamo capito che... ah, ok, perfetto. Allora, forse ci sono. Penso di dover buttare un masso giù di qua. Non t'avevo calcolato, scusami. Butto un masso giù di lì. Passo, cioè mi cade sulla lava. Poi boh, penso di poter saltare sul masso. E da lì, boh, non ne ho idea. Ok, execute, ok. No, no, volevo fare un'altra. Cazzo, ho fatto? Aspetta. Raga, ho appena avuto l'illuminazione della vita. Davvero execute è di tipo psico? Cioè io sapevo che executor fosse di tipo psico. Oh, tra l'altro che figo, non serve forza. Sapevo che execute fosse di tipo... che executor fosse di tipo psico, ma lui no. Le mie certezze nella vita si stanno affievolendo ogni giorno. Allora, buttiamoci giù. Ok, perfetto, sì. Sì, è la strada giusta, raga. Mi sento potente, mamma mia. Le abilità deduttive del Creepy Typhlosion, direi che possiamo anche switchare. Tra l'altro sì, Garjeist c'è uno sprite di merda da dietro, però... ah, inferno dovrebbe essere incendio, se non sbaglio, in questa... cioè, in inglese. Che è una figata il nome inferno in inglese, secondo me. Cioè, secondo me agli inglesi piace un bordello. Poi, se c'è qualche inglese che può confermarmi... e la madonna, un altro leggendario... cioè, nel senso, voglio dire, poi chi cazzo... perché non ti ho fatto una sega, scusa? Ah, perché Water Rocket è fisica, giustamente, intanto critical, raga. John Frog è sempre il migliore, ricordatelo. You'll never make it all again the way to Zenith. Zenith suppongo sia tipo il boss, che io non penso di avere mai incontrato, sinceramente. Però sì, suppongo sia il boss, quindi Zenith, preparati perché verrai distrutto. Sto cercando una battuta con lo Zenith San Pietroburgo, però non l'ho trovata. Weezy! Se tu ti azzardi a fare autodistruzione... io impazzisco. Thunder. Ok, perfetto. Thunder di nuovo. Non è che puoi, porca troia, fallirlo una volta sto Thunder. Oh, mamma mia, raga, gliel'ho chiamata. Boomburst, che cazzo è? Ah, aspettate, oddio, come cazzo si chiama in italiano? Non è ultrasuono?
Non lo so. Non ne ho idea, raga. Non mi ricordo. Però è una mossa specifica italiana. Ok, perfetto. Scale a ca. Ah, no, cazzo, che schifo. Ok. Ok, allora. Ah, aspettate, ok, perfetto. Forse devo utilizzare sto sasso per spegnere quella roba. Allora, fermi. Ok, sì, ci ho preso, Però, tipo, è tutto storto, nel senso che devo fare i bei giri, mi sa. E devo anche capire come, alla fin fine. Allora, fermi. Qui, ok, ok. Allora, lì non posso girarlo, quindi porco due, ho sbagliato. Porca puttana, ho sbagliato. Allora, fermi, saliamo e rientriamo. Saliamo e rientriamo non è proprio giustissimo. Al massimo saliamo e scendiamo, oppure usciamo e rientriamo. Cioè, raga, attenzione alla proprietà di lessico del creepy, che veramente fa accapponare la pelle pure ai facoceri. Ok, adesso devo scendere di qua. Sposto il sasso qui. L'ho risposto... Allora, fino a prima penso fosse giusto. Sposto qui. Devo solo stare attento alla fine. Quindi, 1, 2, 3, 4. Ok, devo solo... Ok, fermo, perfetto. Sì, dovrebbe essere giusto in teoria. Sempre che io ci abbia preso con ciò che c'è da fare, perché... Oh, che sbatti, minchia. Raga, che due coglioni quando fanno ste cose, Dio buono. Ok, perfetto. Qui, ok, perfetto. Mamma mia, raga, hashtag Creepy Layton nei commenti. Oltre al solito Carla Devidarla, che ormai è diventato un cult del canale. Mamma mia, uno dei più grandi meme della storia, mi dicono dalla regia. Ok, perfetto, allora... sì, però io ti affronto perché, raga, non si sa mai che poi mi trovo il boss con quegli alci... 50.000 avanti Cristo. Rayquaza che mi critta, giustamente, perché la vita deve far cagare, quindi mi critta. Ok, perfetto, raga, però Mewtwo non si butta giù, cioè, nel senso... Golurk! Madonna, raga, la potenza di sti allenatori qua, c'hanno tutti i Pokémon forti, allora, però fermi. Proviamo... No, perché ho mandato Carla, raga? Perché c'ho un tumore maligno al cervello? Non gli faccio una sega, allora, fermi. Ok, proviamo con Candy, anche se di tipo spettro non ho, forse non ho avuto la più grande idea del secolo, però non ho altra scelta, effettivamente. Seed Bomb, ok, non fare... Ok, no, Nightshade va benissimo, zio. Nightshade è l'unica mossa di tipo spettro che puoi fare, guarda, veramente. Ok, perfetto, ho mandato giù anche questo cultista. Questa cosa qua non mi piace, io mi curo perché ho paura che mi becchino. Cioè, che tipo fuori ci sia il boss che mi fa... Ah! E mi ammazza di botte. Allora, Candy, curati. Carla, curati, anche se è uno spreco incredibile. E Armin, curati. Tra l'altro Armin che è il migliore del team. Ah sì, comunque non so se avete visto, cioè spero di sì per la vostra vista, altrimenti mi raccomando, vi raccomando un buon oculista. Ho allenato tutti i Pokémon fino al livello 62 e l'ho preso in culo perché non c'è nessun boss, evidentemente, almeno per ora. I heard that was an enemy coming, but you are just scared. Do you really expect to be able to stand up to us? Pasta e fagioli, guarda, solo leggendari a sto giro. Almeno c'ho il clickbait per la miniatura, ma solo leggendari, cioè non ho parole, veramente. Fraxur, ok, fermi. No, 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 teniamo Fuji, raga, che Fraxur... Ah no, cazzo. L'ho confuso con Axorus, perfetto, pensavo fosse quella dopo. Non so neanche perché, sinceramente. Ok, allora, mandiamo... Non cancel sicuramente. Mandiamo il buon Moltres, che all'interno di una grotta infernale ci sta benissimo. Mi stava scappando un rutto poderoso, potremmo dire. Ok, perfetto. Allora, Gigalith. Sì, ho scelto, guarda, oh, pam pam pam, il Pokémon perfetto ho scelto per affrontare Gigalith. Meglio di lui non ce n'era. Se Moltres si fosse beccato da Stone Age in testa, probabilmente avrebbe stretto la mano al signore. Non l'ha fatto, per fortuna. Per nostra fortuna e per sua fortuna anche, porra stella. Stealth Rock, Rocks Float in Air, ma non ci importa perché Gigalith è morto e la vita è più bella. E vissero tutti felici e bruciacchiati perché, Cristo Dio, un ponte di legno sul cazzo di magma forse non è l'idea più geniale che un uomo abbia mai avuto. Sì, non chiedetemi che cosa stessi cercando di dire. Ok, allora, War Turtle. Ah, cazzo, è Delta. Che tumore. Che schifo. Dio, sei bruttissimo, figliolo, curati, ti prego. È una cazzo di Ninja Turtle, ma che è un crossover, porca troia. Dusk Noir nel mentre, raga, che bel Pokémon Dusk Noir. Ecco, lui ad esempio è un Pokémon su cui ho riflettuto, però non so bene come si evolve, ho scatarrato sul computer nel mentre, non so se si è vista la molecola di saliva che ha fatto il suo bel tragitto. Ok. Oh, sto sasso qua andrà buttato giù, sì. Ora la domanda è, dove cazzo lo devo portare? Lì c'è un ponte di... Lì c'è un ponte di... Ma c'è veramente un ponte distrutto, ma stai scherzando? Ma...
Ho capito che c'è un ponte distrutto, ma... E mo? Cioè, nel senso, come cazzo faccio a portare questa? Allora, vabbè, iniziamo a provare a portarlo. Allora, suppongo di doverlo. Cioè, almeno l'intuito mi dice di andare a metterlo dove c'è sta il ponte. Però, di qua mi sa che non posso fare chissà cosa, vero? E non posso neanche arrivarci. Forse aspettate, su di qua c'è qualcosa, non lo so, ma... bello. Bello, bello. E mo? Io non lo so. Io non ne ho idea, raga. Come cazzo si fa? Cioè, allora, che io debba portare il sasso lì è evidente, però penso che... Cioè, almeno, suppongo che se io lo portassi qua... Poi non sarebbe più... E infatti mi blocca letteralmente il passaggio, no? Eh sì, per forza. Come cazzo faccio, raga? È impossibile, scusate. E il cane abbaia, ma è impossibile sta cosa. Come cazzo si fa? Tipo, no, non c'è, cioè non ho qualcosa per navigare sulla lava, se no non servirebbe a un cazzo tutto ciò. Cioè, un po' di buon senso, creepy, voglio dire. Allora, proviamo a tornare un attimo dentro e a vedere che cazzo... Raga, non capisco, cioè come cavolo faccio? Come minchia faccio? Allora, quel coso lì è bloccato. O che c'è tipo... Un qualcosa... ma no. Cioè, nel senso, di qua non posso passare io. Eh no. Penso di non capire. Non posso neanche farlo volare sulla lava il sasso, voglio dire. Cioè, nel senso, che cazzo? Che cosa vado a pensare? Allora, fermi. Raga, se non ci riesco, poi vado a controllarmi un tutorial perché obiettivamente sta cosa qua mi sfugge, sinceramente. Allora, ok, perfetto. Boh. Non so, qualche roccia da spaccare? Cioè, che se ci fosse il collegamento qua potrei anche... Ma vaffanculo, gli antivirus di me... Ti levi, Cristo, mi stai bloccando il gioco! Vabbè, ho capito, ne approfitto per tagliare e andare a vedere come cazzo si fa. Ok ragazzi, allora, a parte che mi sta girando il cazzo, perché sinceramente quando è troppo, cioè nel senso, ci sta a fare le cose difficili, ci sta a fare un gioco difficile, però, cioè non che deve darti, cioè non che devi arrivare alla psicosi, cioè, tu dimmi se secondo voi è normale che io dovessi fare sta cosa qua per far salire un ponte, cioè tu dimmi porca troia, tu dimmi Cristo, è un figa di ponte di legno, come cazzo è possibile? Cioè, io raga, veramente, non, sinceramente non... certe cose non le capisco. Cioè, quando devi andare troppo sul complicato per il puro gusto di... Io lo trovo stupido, sinceramente. Il troppo stroppia. Comunque, allora, visto che sono andato a vedere un tutorial per fare questa cosa, mi sono spoilerato che qua c'è il team, o meglio, il boss del culto infernale. Creepy, sono davvero così contenta di vederti. Ho saputo di ciò che è successo a Damien alla base di Hodri. Intanto qua c'è il telefono che... Spoiler, non si è rotto. Ascolta, non so che cosa stia succedendo a Damien, ma... e non so assolutamente come curarlo, ma riusciremo a trovare un modo per aiutarlo, ok? Te lo prometto. Sono contenta che tu sia qui. Ero preoccupata che avrei dovuto affrontare il culto infernale per conto mio. Facciamolo assieme. No, Ramonella, non posso, sono impegnato. And as it turns out... As it turns out, everyone was interpreting the prophecy wrong. What do you mean? Did you find out what it was really trying to say? Yes, and it had fantastic news. Ok, tutti hanno interpretato male la cazzo di profezia. Quell'eroe. Sconfiggeranno tutti gli altri. Tutti gli altri culti. Ah, ok. Ok, è quello che ci ha detto il tipo. Non solo non sconfiggeranno tutti i culti, ma ci aiuteranno a... Cioè, si uniranno a noi, in sostanza. Quindi
Questo è fantastico. E siccome il candidato. Siccome il candidato al. Siccome il candidato a essere un eroe è quel capopalestra di tipo. Quel capopalestra con i Pokémon Rain Team è un termine per il competitive per determinare quei team che hanno come base la pioggia danza, in sostanza. O uno di quei ragazzi non penso che si uniranno a noi volontariamente, in sostanza. Esatto. Ciò vuol dire che il nostro dono è ancora più potente di quello che credevamo. Che diavolo state dicendo? Eravate con noi alla libreria quando avete sentito la profezia? Avreste dovuto essere dalla nostra parte. Ah, tu avresti dovuto essere dalla nostra parte. Ah, raga, non ci credo! Quello della libreria! È il tipo della libreria quello. Ve lo ricordate, raga? Io sì, cazzo. Ok. Zenith sapeva che la profezia. Ah, Zenith sapeva tutto sulla profezia, da prima che lo faceste voi. Ragazzina impazzita, tipo Foolish Girl sarebbe ragazza impazzita, però vabbè, stupida ragazza, toh, fai. Non mi hai mai chiesto il mio nome. Avresti dovuto proprio farlo. I nomi sono importanti, hanno un potere. La possibilità di ascoltare quella profezia è l'unica ragione per la quale io abbia lavorato in quella libreria. Having to wear hair dye. Ok, perfetto. Hair dye sarebbe tinta dei capelli. Perché si è dovuto tingere i capelli per non farsi riconoscere, suppongo. Ok, perfetto. Quando voi tre vi siete mostrati e l'oracolo è finalmente apparso. In quel momento, sono riuscito a sentire, quel tipo lì, che decretava, che prevedeva la nostra vittoria. Ovviamente, raga, non sto traducendo la lettera perché sennò ci metto 30 anni. Perché non mi temete, ragazzini? Ah no, non temiamo, ragazzini, o qualsiasi altra profezia. Uno di voi si unirà a noi. È destino, oppure è stato previsto, insomma. Non vi aiuteremo mai. Sei impazzito. Vi comportate come se aveste una scelta. Io è vero che non ho stoppato la registrazione. No, ok, perfetto. Se volete una battaglia, è quello che otterrete. Battaglia in doppio? Ok, no, battaglia in singolo contro il cult leader Zenith. Ok, la musica sta partendo. Sì, ma cazzo, Raikou, veramente? Allora, calma. Candy dovrebbe andare bene contro Raikou perché è tipo erba, quindi dovrebbe. Cosa ha fatto? Cos'è che ha fatto? Non ho capito. Raga, non ho capito. Porca troia, no! Ok, fermi, però ho retto abbastanza. Vaffanculo, riflesso. Proviamo a giocarcela così. Pain split. Ok, perfetto. Switch up. Raga, devo stare attentissimo qua. Questa battaglia qua mi sa che sarà veramente difficile perché lo vedo molto agguerrito il tipo qua. Ok, proviamo uno Sword Dance. Allora, se mi paralizzi potrei impazzire. Potrei impazzire. Iron Head. Gli ho fatto poco. Ok, gli è scomparso qualcosa che non so cosa. Ah, ok, riflesso. Ok, però è andato giù. Ok, il primo è andato. Dugtrio. Ok. Dovrei avere attacco per due, quindi. Daga Hole. Ah, bastardo. Vediamo se ho un Pokémon che può. Sì, è Phoenix, però poi ho paura di mosse di tipo roccia, quindi evito. Ok, vai giù. Ok, dovresti andare giù perché sei un Dugtrio. Perfetto, giù. Giraffa Rig. Oddio, volendo ci avrei X Scissor. No, 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 che cazzo? Cos'è? Ok, fermi, 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 fermi. Penso che mi abbia graziato in questo momento. Ok, fermi, fermi. No, non rischio più, figliolo. Figliolo, non mi fotti, non rischio più. Armin, curati, perfetto. Lucky Kent, evita i critical hit, non penso di averne bisogno. Defense Curl, ah, bastardo. Forse regge, sapete? E invece no! Mamma mia, raga, Armin, che bella cosa. Che bella cosa. Adesso di. Ah, cazzo, però. No, cazzo, ma ha copiato le statistiche! Bastardo! Oh, che cazzo. Grande! Sì!
Tu sì che ci hai capito della vita. Ok, perfetto, non male. Spero che voi vi unirete a noi. Abbiamo perso abbastanza tempo rimanendo qua. Stollando, non so come tradurlo in italiano. Vi mostrerò di cosa noi siamo capaci. Groudon, duca della terra. Duca è letteralmente duca, però, duce della terra, però duce non si dice, raga. Perché poi è apologia al fascismo. Ok, mi stava morendo la Roma, perfetto. Mostrati ai tuoi leali servi. A evocare immortali terra. Oppure evocare immortali terra, che suppongo sia tipo latino. Come quelli di Dark Cry, raga, se vi ricordate, il primissimo episodio. Ok, perfetto, appare il simbolo. Perfetto, che sembra tipo un tucano, però va bene lo stesso. A noi piace così, raga, a noi piacciono i tucani. Ecco Groudon, signori. Wow. La connessione è stata stabilita. Eccellente, è il momento di andare. Cosa? Come avete fatto a permettere a... Come avete potuto fare... Per me... How did Groudon... Come ha fatto... Come ha fatto Groudon ad unirsi a voi così facilmente? Ok. È stato il rituale? Dove è stato il sacrificio? Oh, innocenza della giovinezza. Non vi sarete mica aspettati di venire qua vedendoci catturare Groudon, vero? Evidentemente non avete fatto alcuna ricerca sul culto infernale. Noi siamo stati i primi. It's only natural that we call it legendary. We worshipped long ago. E se è naturale che abbiamo ottenuto il leggendario. Che abbiamo ottenuto che il leggendario che abbiamo cercato tempo fa. Abbiamo semplicemente risvegliato Groudon dal suo riposo. Dopotutto, è il momento di iniziare, in sostanza. We are in the mountains if you're still aching for a fight. Ci troverete sulle montagne se volete ancora una battaglia. Vi aspetteremo. Wow. Raga, non sto capendo un cazzo. Cioè, tutti i culti, cioè, ci sono. C'è troppi culti e troppa gente, raga, veramente. Allora, io suppongo di avere una fune di fuga, quindi penso di potermene andare abbastanza velocemente. Ok, raga, wow. Wow. Allora, non mi è piaciuto per nulla questo episodio, nel senso che mi ha fatto incazzare. Cioè, mi fanno girare le palle quando fanno le cose troppo complicate per il puro gusto di farle. Però, cazzo, anche il culto infernale ha risvegliato. C'è stato il colpo di scena del tipo della libreria. Anche il culto infernale ha risvegliato il suo leggendario, ossia Groudon. Quindi ragazzi, nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre organizzati, ma che cazzo sto dicendo? Sempre aggiornati, volevo dire, sto impazzendo, sulle news al di fuori del canale e su contenuti esclusivi che pubblicherò, soprattutto su Instagram. Mi raccomando, premete anche la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video!